Ciao amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vogliamo farvi vedere il nostro piccolo orto. Qui abbiamo diverse tipologie di piante. Abbiamo dei cavoletti di Bruxelles che stanno ancora crescendo. Come potete vedere sono abbastanza piccoli. Subito a destra invece abbiamo delle verze che sono davvero croccanti quest'anno. La parte principale è occupata da moltissimi finocchi che, come potete notare, sono quasi tutti belli pronti. Per la realizzazione di questa ricetta ci serviranno dei finocchi sani con i barbi belli verdi. Quindi adesso, con l'aiuto di un bel coltello, vediamo di rimuoverlo dalla terra. Come potete notare, è davvero un bel finocchio. Guardate che bello che è, bello sano, bianco, bellissimi colori. E guardate quanti barbi, ragazzi! Sembra praticamente un albero. Bellissimo davvero. Adesso andiamo in casa e vediamo di farci una bella ricetta e onorarlo. Prendiamo il nostro finocchio e tagliamo la parte superiore. Stacchiamo con delicatezza le parti più tenere delle barbe del finocchio. Quindi prendiamo un rametto e tiriamo verso l'esterno. Per questa ricetta ci serviranno 70 g di barbe. A questo punto le laviamo sotto acqua fresca e le centrifughiamo. Le trasferiamo poi su un canovaccio e le asciughiamo per bene. Iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere aggiornati sulle nostre nuove ricette. Mettiamo le barbe asciutte in una ciotola. Adesso ci occupiamo dei pistacchi salati, che mettiamo in un mixer e frulliamo per 5-6 secondi. Infine li trasferiamo in una ciotola capiente. Procediamo con la preparazione del pesto, quindi aggiungiamo, poco alla volta, 150 ml di olio extravergine di oliva, 50 g di parmigiano invecchiato 24 mesi e le barbe del finocchio. Frulliamo continuamente fino all'esaurimento degli ingredienti. Nel primo link in descrizione potete donarci un caffè o un gelato in modo semplice e sicuro. Vi ringraziamo del nobile gesto. Ecco a voi il pesto pronto. Assicuriamo che sprigiona un profumo unico e piacevole. Trasferiamo il composto in un contenitore e lo livelliamo. Copriamo con un centimetro di olio Evo, mettiamo il coperchio sopra e trasferiamo in frigo al massimo per 4 giorni. Ora vi facciamo venire l'acquolina in bocca con questo straordinario spaghetto al nostro pesto di barbe di finocchio. Guardate che meraviglia! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questo delizioso pesto di barbi di finocchio. Mi dispiace molto rovinare questa opera d'arte, ma la devo mangiare. Questo pesto è davvero spettacolare per l'intenso profumo di finocchio che si sprigiona ad ogni assaggio. Il parmigiano e i pistacchi non vanno a sovrastare il gusto del finocchio, anzi donano corposità e sapidità, motivo per cui non abbiamo nemmeno aggiunto il sale. È una pasta semplice e veloce da preparare, vi assicuriamo che è molto sana e soprattutto equilibrata. Insomma, è pazzesca, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Se avete piacere, visitate anche il primo link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.